schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa settimana vi propongo un colore nuovo per quanto riguarda le tigri di Roma, per la crew, ma anche per voi se volete metterlo nella vostra crew. Vi lascerò il codice per poterlo mettere nella vostra crew. Allora, questo colore è un giallo molto particolare, un giallo tossico, diciamo, chiamiamolo così, perché è un incrocio tra un verde lime e un giallo, ma è molto 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 acceso, è un giallo fluo, un giallo fluorescente, è veramente bello. Questo è il colore, ragazzi, è un colore abbastanza comune, viene usato spesso, però ci sono varie tonalità di questo colore, ognuno magari ha la sua tonalità diversa. Io ho questa tonalità rimarrà nelle tigri di Roma per tutta la settimana, quindi i membri della crew potranno usufruirne tutta la settimana, invece chi non è membro della crew vada nelle sue impostazioni della crew e cambi questo colore. Questo colore è molto molto bello, ragazzi, perché potete diciamo metterli anche un perlescente sotto, insomma ci sono parecchie varianti, no, di questo colore, nel senso che comunque ok, mettete il colore e poi mettete un perlescente e gli date una tonalità leggermente diversa da quello che è il colore originale. Quindi ragazzi, io come detto vi faccio vedere un po' il tutto, diciamo il fumo crew, il neon, tutte queste cose, insomma il fumo e il colore del neon come rimangono, come sono, insomma, e nulla, quindi andiamo a vedere, mettiamo un po' tutto. E devo dire che nei colori dei cerchi, ragazzi, un colore che rispecchia abbastanza questo colore, magari volete fare una macchina, diciamo, monocolore, insomma, no? Del colore solo, avete anche i cerchi più o meno di questo colore, che sono i cerchi del color canarino, insomma giallo canarino, che si avvicina molto a questo colore, è leggermente più tenue il giallo canarino, però diciamo che riprende molto il colore, come vedete nei cerchi è abbastanza simile, un po' più spento, però tutto sommato non è male. Poi questo colore ha la particolarità di essere, come ho detto, fluo, quindi a seconda della tonalità di luce che abbiamo in game, nel senso se c'è il sole, se c'è l'ombra, se c'è la notte, ha varianti diverse, insomma questi sono i particolari di questo colore, come dire, è camaleontico, ragazzi. Come vedete qui abbiamo il sole, cambia una tonalità, è leggermente più acceso e tutto il resto. Detto questo, ragazzi, nel video vi ho lasciato il codice per poterlo mettere nella vostra crew, vedrò di cercare altri colori, diciamo abbastanza originali da poter mettere nelle vostre crew, in maniera tale da poter realizzare auto uniche per colore, insomma, no? Magari avete un garage, potete farlo tutto colorato di colori diversi, sappiate che ogni settimana potrete trovare sul canale un colore diverso, ragazzi. Detto questo, ragazzi, vi lascio al resto del video, un saluto da Maxi, per questo video è tutto, al prossimo video.